Incredibile ma vero! Ritornano le sfide di costruzione di case Team Alex e Lion Forever Together contro Team Anna e Cieco. Tu non devi ridere! Patetici! Tu siete non patetici! Ridere. Io ho preferito lui a te, ti fa ridere ancora! Sì, sai quando riderò ti fa ridere, ti fa piangere! Inside your tears, very suffering! Non lo stai facendo parlare? Lasciati! Sono prima io! Quando gli faremo il mazzo tanto, bro! Diglielo, Pop! Io i blocchi proprio, tutto uno siamo. Succa, hai la testa grossa, gonfiatela, sei pieno del coglionato. Fallito! Allora ragazzi, odiosi! Quest'oggi silenzio, quest'oggi si costruirà la casa Shin Sonic contro la casa Shin Emi, i due mostri che ultimamente girano un sacco. Ora, io sono grandissimo esperto di Sonic, non so te fratello, quindi ho grandi pretese anche per l'esterno che farai tu. Non ti preoccupare, Lion, io c'ho già tutto in canna, sono pronto. Allora, io pure ho preparato dei dettagli incredibili. Prima di tutto, prepariamo la base per la nostra casetta. Ora, tu ti occuperai della parte esterna, devi fare la faccia di Shin Sonic. Dove sei? Dobbiamo fare briefing. Sono già qua, hai ragione, ma io non voglio perdere tempo, Lion, quelli là stanno già costruendo. Sì, però devi pensare che noi siamo più figli, sì, ma però bisogna essere veloci. Sì, però chi ben comincia a metà dell'opera, quindi dobbiamo avere un piano per iniziare bene. Io facciamo farei il briefing. Una bella testa di questo Shin Sonic. Lui ha una bocca enorme, capito? È gigante la sua bocca. Quindi dobbiamo fare questa bocca, questa fauce con tutti i denti rosso dentro, con la lingua pure. E poi questi denti acuminati, tantissimi devono essere. Tantissimi, due file di denti acuminati ho pensato. Però la bocca deve essere assai. Cioè la bocca praticamente la puoi far partire da livello terreno e far salirla come una D, capito? A forma di D. Capito? È chiarissimo. Poi ce l'ho proprio nel cervello. Degli occhi cattivi, malvagi, bianchi però, non ce li ha rossi, le Shin Sonic ha gli occhi bianchi. Sì, bianchi con la pupilla nera al centro, normali. E poi sul retro, magari, visto che Shin Sonic normalmente c'ha le punte dietro, gli facciamo dei tipo dei peli che sporgono. Tipo così, capito? Così, uno, capito? Ah, tipo degli aculei. Aculei, infatti, sì, sono aculei perché è un istrice. Vabbè, abbiamo capito, abbiamo il briefing del piano. Oh, per me è tutto chiaro, sei pronto? Adesso è il momento del principia. Sei pronto tuo principia? Io sono pronto a principia. E io voglia, se allora, sei pronto. Io principio. Il mio confine, ok, perfetto. Mi fai anche, guarda, l'interno con questi che li preferisco. Ma per favore. Chiaramente, quanto lo vuoi alto il blocco? Ah, 3 blocchi, basta, per favore, per me, ok. Intanto vuoi anche il soffitto, hai preferenza? No, per il momento mi sta bene anche così. Allora, ragazzi, nel frattempo io direi che posso partire con qualcosa di discreto. Siccome Shin Sonic è uno che gli piacciono, guarda cosa hai fatto. No, ma che imbecille. Mamma, che cosa hai fatto? Perdono. Ma cosa siamo all'IKEA che è tutto accatastato, eh? No, che non siamo all'IKEA qua. Qua stiamo facendo Shin Sonic. Cazzi, sì. Dillo forte. Lo dico forte, sì. Allora, intanto, siccome lui è uno molto vanitoso, io mi principio a mettere un pochino di suoi quadretti, perché a lui gli piace di vedere se stesso. Guarda com'è brutto, questo l'hai disegnato tu, Alex. Esattamente, come fai? L'ho fatto su Paint. Si vede. Però bravo, bello. Grazie. Molto bravo. Gli hai fatto pure le scarpe male. Vabbè, va bene lo stesso, ma questo non è un problema, perché lui le scarpe ce le ha già. Le abbiamo preparate, quindi queste qua gliele mettiamo sul tavolino, perché a Sonic ci piace di avere due paia di scarpe sempre pronti per andare dove deve andare lui. Deve andare a fare la spesa, c'ha le scarpe. E anche di corsa deve andare, perché sappiamo tutti che Sonic, anche Shin Sonic, corre di brutto. È la sua particolarità, fratello, come la tua, essere un deficiente con le chiappe enormi. Ma come fai a saperlo? Te l'ha detto mia madre? No, te l'ho detto io. Però lo sai, no? Che certo che lo so, questa è la mia. Sì, e tu quello fai. Peculiarità. È normale. Poi, siccome Sonic raccolta gli anelli, allora io gli metto anche un pochino di scorta di anelli qua nell'angolo. Questi sembrano lingotti, ma in realtà sono proprio anelli. E lui ne ha tanti, ne ha un fiume, guarda quanti. Meravigliosi. Ma quanti ne hai messi? Beh, quella è una milione di euro. Ma con gli anelli cosa fa Sonic? Se li zacca Arco. No. Sì. E poi gli metto anche gli anelli più fatti bene. Guarda che carini, però questi marrani schifosi. Come siete messi? Male, scommetto. State già piangendo, vero? Vero?
No. Che cosa vogliono? Non lo so. Aspetta. Oh Alex, devo uscire un attimo. Ho sfondato tutto, eh. No, perché io voglio fare la porta più aperta. Comunque va alla grande, quello che stai a fare. Mi sembra, Allora voi due, che siete due poverini che avete, e la madre non vi voleva. Ma cosa stai dicendo? Come no? Certo che ci voleva. No. Anche la tua. Oh! Oh! Cosa? Che sta sta bevuto. Oh! Cosa? Ma che te sei ubriacata? No, così impari a dire che mia mamma non mi voleva. Mia mamma mi voleva e mi vuole anche adesso. E io mi dissocio da quello che ha detto lei. Non gli ho detto di dire. Non è uscita di senno, ragazzi. Così impari. Cazzo, gli fa male a costruire Anna, eh? È proprio scoppiata da cervello. Oh! Ci stai facendo sentire in colpa, ci stai distraendo, smettila. A me no. Ma digli qualcosa tu, Cico, ma te rendi conto che questa è uscita del cervello, eh? Anna, perché stai dicendo queste cose? Smettila, concentrati a costruire la faccia di questa. Ma io lo so. Cosa di questa? Ma che sei tu? Ma non sai neanche cosa stai costruendo. Dai. Sì che lo so, ovviamente. E cosa stai costruendo? Amy. No. Dai! Cosa stai costruendo? Non puoi dire una marca, aspetta, come si dice? No, quella è la marca. Shen. No, quello è il campione di League of Legends. Shen. Shin, ovviamente. Dai, lo sanno tutti. Ma allora, con che vaso che... Desgodral ti accompagni? Ma che non sa quello che sta. Sto chiedendo anch'io. Ragazzi, vedete di sprintare però, perché qua il tempo stringe come al solito. Ma non è che finisce. Ma che caspita sta Dio? Il tempo stringe, cioè... Ma il tempo è già finito, no, vedo che sbrigà. Ma è iniziato. Non è già finito. Con calma e per favore. Non è già finito il tempo. Però il tempo procede a velocità inaudita. Quindi sbrigatevi. Non è vero, ce ne andiamo pure offesi, addio. Ecco, va via, vado io invece, ecco. Che schifo. Ma che problemi c'hanno, non lo schifo. So. Speriamo tornino comunque, sono molto imbarazzanti. Senti un po', ma io sono offeso, ma hanno detto... Anna ha detto una cosa brutta. Anna ha detto una cosa astrograve, come si è permessa? Ma lo so, ma scusa, ma non ti risulta che io sono quello che offende le mamme degli altri e non vengo offeso? Sì, ma da quando mai che tu vieni offeso dalle mamme, no? No, Anna, non penso che sia mamma, però insomma, in ogni caso... vengo offeso le mamme! Sì! Non si può, eh! No, dico bene. È gravissimo, dici astro bene. Cos'è? Fratello. Roba dell'altro mondo, Non c'è più. Gravissimo, no, non c'è più il rispetto di una volta. Come mai? Ma qua ognuno fa quel che vuole. Ma. Guarda che io mi preoccupo, qua. Succede così un'altra volta. È finita dopo. Ah, sì, tu vai punito immediatamente. Assolutamente. Ma guarda, me l'aspettavo, incredibile. E infatti, cioè, vai proprio surclassato di punizioni, se succede. Cosa? Se Anna fa cosa. Andiamo un attimo in quel gioco che piace a te. E ti scompi di soldi, spendi un sacco di Robux. No, cos'è che faccio io? No. Spendi un sacco di soldi, certo. No, io svengo se spendo altri soldi. Io svengo. Vabbè, ma queste cose qua che ha fatto Anna vanno punite. Ci sei solo tu qua adesso, effettivamente sì, però punisci Anna, non punire me. No, punisco te, Anna è brava, in fondo. Anche se ha sbagliato, però è brava. Tu fai schifo, quindi vai punito. Se va punito qualcuno, vai punito te. Devi vedere quanto faccio schifo. Aspetta. Prima devo fare una cosa che è molto importante. Non posso perdere tempo con le tue cagate, fratello. Tu c'hai ragione. Allora, vediamo un attimo, guarda che cosa ti sto facendo qua. Un secondo piano che io voglio fare. Sto impegnando anch'io, non è che è soltanto. Ma tu sei un genio. Perché il tuo attira l'occhio, ma poi per convincere la votazione ci vuole un interno degno di questo nome, hai capito? Ecco. È chiaro, mancano tutti i denti però fuori. Allora vengo a vedere fuori. Però mi raccomando che sia fatto bene. Non... Mancano tutti i denti. Al momento è orribile però, Guarda gli occhi quanto sono belli. Sì. Io farei anche un po' da culio laterale, comunque, allora, perché altrimenti è troppo liscio. Esatto, infatti ci stavo a pensare uguale anch'io, lo sai. Vabbè, ma tu fai di qua, io faccio di là. Ma pure più grossi devono essere sti aculei, Vedi? Sì. Un po' tridimensionali, guarda un po' così. Ti piace una cosa del genere? Guarda un la po'. La voglia! Bravo. Mi piace così tanto che lo copierei e incollerei sotto. Però sai che è giusta quella, questa cosa che hai detto. Sì, lo puoi fare, che dobbiamo risparmiare tempo qui, Poi ti direi, coperchiagli anche la cucca, perché qua non c'ha peli. E non c'ha la cucca aperta. C'ha la cucca chiusa. No.
Poi ti direi anche che i denti, quasi che quasi, glieli faccio io, glieli faccio. E tu? Ah, veramente? Sì, perché è giusto che ci invertiamo un pochino gli incarichi. È bello così, mi piace, sì, bello, bravo. Senti, fagliene anche dall'altra parte copiando. Ma ovviamente, non ti preoccupare, già preventivato. Io ne gliene faccio un terzo, un poco più in basso. Se vuoi copincollare anche questo, secondo me ci sta. Dimmi quando bene. L'hai finito, eh. È a posto, vai, a puoi, posto. Puoi prendere. È bellissimo, è bellissimo, è bello, bello, bello. Mamma mia, sta venendo benissimo, eh. Allora, io gli io faccio. Io volevo fare anche le braccia con le mani in avanti. Sì, potrebbe essere un'idea, però aspetta, abbi pazienza. Guarda, gli sto procreando dei, dei tentacoli, insomma, dei aculei anche qua dietro, così. Ecco, se vuoi, poi anche questi. Ma in realtà sai che non c'è bisogno di copiare e incollare nulla, gliene faccio qualche altro, va bene così. Nel frattempo tu, che sei abile comunque, fai un po' il piano interno sopraelevato, che ti lascio questo incarico. Cosa ci metto? No, sono troppo stupido per fare queste cose io. Cosa gli puoi mettere? Ma guarda, cos'è che fa Shinsonic? Distrugge le città. Fai una mini città in miniatura dentro il piano di sopra che lui si prepara a distruggere. Ma che idea geniale! Questa ci farà guadagnare dei points, te lo dico io. Sarà bellissima. Ok, io sul retro l'ho aculeato ben bene, lo sai? Quindi va bene. Oh, hai fatto proprio bene. È molto bello, secondo me, così, eh. Veramente rende il suo. Rende il suo, l'idea sua di ma essere. Perché ci sei messo tu? Quando ci metti tu è finita per tutti. È vero, c'è poco da fare. Allora, l'aculeo sopra va fatto anche. E l'aculeo sopra devono essere forse un pelino più massicci. Perché tu sai, tu mi insegni. Cioè, tu non insegni niente a nessuno. Io però, non ho niente proprio. Però tu sai che l'aculeo di Sonic sopra è bello importante. Lui ha un bel aculeone. Molto. E se non è abbastanza importante, dopo nessuno lo vuole. Eh no, è la cosa più importante, è l'aculeo sopra. È quello che definisce la macità del maschio alfa. Eh sì. In quanto, perché rispondi sì? No, hai ragione, perché è così. Cioè più c'ha l'aculeo grosso, più è alfa. Sì, però tu hai risposto solo sì. Hai ragione, che risposta stupida. Io mi pento di quello che ho detto. Ma non sono basta. Sono proprio un idiota. Non basta. Mi fustigo? Questo sono affari tuoi, però non basta. Io sono molto arrabbiato per quello che hai fatto. E lo sarei anch'io, perché un ignorante come me che fa queste cose qua da ignorante veramente è insopportabile. È deluso dalla vita, sei, vero? Io sono deluso da tutto. Ho capito, però non è colpa mia. Lo so. Devi deludere anche a me, devi deludere. Io devo deludere sempre. No, non devi deludere. Mamma mi ha detto così. No, non ti ha detto che tu lo fai, ma non no. Lei non vuole che tu deludi sempre, ma tu continui a deludere sempre. Allora uno abbassa le aspettative e non si aspetta più niente. Allora è per questo che poi quando non mi danno da mangiare, perché non si aspettano nulla da me. Perché deludi, cazzo? Deludi. No. Deludi. Hai ragione. Bastardo, smettila di deludere. No, basta, non fai più deludere, mamma. Io non sono più una delusione. Cazzo, dirlo è solo il primo passo, però poi bisogna farlo anche. Io lo farò. Io non ci crediamo più, un cazzo, non ci crediamo, nessuno ci crede. Senti, tirami su quel cicco che voglio sentire come stanno messi loro, per favore, va? Che voglio sapere due o tre cose da quei mentecatti. Ciao! Ecco! Che Anna succede? No, Anna non la volevo, perché Anna è una bastarda, ha detto cose orribili. No, no. Ma non era brutta come cosa? Ah, non era brutta adesso. Va bene, come vuoi te. Non era brutta, Alex, hai sentito? No, era bruttissima, Anna. Ma orrenda, davvero, Non si poteva sentire. Sei uno schifo, Anna. Alex, vieni a vedere un attimo, per favore. Vengo subito. Allora, come procede a voi, Alter? Ma benissimo! Lusso, se devi dire, guarda, quasi. Va bene. Alex, che dici qua? È bellissimo, va bene? È bellissimo, è stupendo, io continuo ma a ma vuoi piuttosto? Non come dare indizi, bastardo! No, sono un idiota! Perché non sto zitto, maledetto me! Che ridi tu? No, niente, perché mi fate ridere, avete già perso! Bravo, diglielo che noi siamo proprio in vantaggio super! Ma c'è? Siete sicuri? Assolutamente! Sei geloso quindi? No, è proprio quello il punto. Mi sembra di capire che posso spizzare. Se spizzo, no, cosa no! Vedo? Vedo brutto se spizzo, vero? No, non vedere proprio. No, no, non devi osare avvicinarti al nostro tripudio di bellezza, Alex. Non mi sa che non hanno fatto niente questi. Oh, ma cosa state dicendo? Tremate piuttosto. Cosa vuoi? Spizzo. No! Va bene. Vengo lì, No, tu non puoi venire Pizzo qua. Pizzo io, Oh! Come è illegale? Allora ascolta, Alex, questa ha rotto i coglioni. Vuoi dire due o tre cosine, tu, per favore? Oh, a testa, cuccia! Ehi!
Hai detto che puoi sposare. Stai zitto. Capra. No, sto zitto invece. Dopo che hai detto quelle cose sulla mamma di Lion, non si fa. Non si fa. Cosa ha detto? Scusami. No, l'ha detto. L'hai detto. Stai a mangiare perché stai benissimo. Roito, pedali che non sei altro. Mi sa che qua sono stata estremamente fraintesa, ma va bene. No, le hai affermate. Le hai affermate. Comunque vada, io sto finendo. Non cadrò a tentazione delle tue offese, lo sai. Io continuerò la mia costruzione. Ma io non sto offendendo nessuno. Sei tu che vuoi sbirciare la mia costruzione. È vero, dici bene. Stai zitto tu che ti ha offeso madre natura. No, non è vero. Certo che è vero. Dai. È orribile, sei. Non è vero. Sei tutto invidioso perché tu t'accompagni con quello sgorbio lì di lato. È vero. Alex. Anna. Cosa? Non aspettavo. Alex, così te pari. A cagare al caso. Non è che glielo devi. È vero. Me l'ha detto. Oh, io sto a finire. Andatevene fuori dai coglioni che qua tra poco abbiamo finito, comunque. No, ma tra poco, ma proprio tipo adesso. Bellissimo, noi abbiamo finito, ovviamente. Vieni a vedere, Alex, che ti pare un po'. Lion Tug, non venire a vedere dentro, per l'amor di Dio, perché? Perché? No, non venire, perché adesso mi sono reso conto che potevo fare in un altro modo. Ma che bello è! Sì, ho capito, ma io sono preoccupato per l'interno adesso, manca poco. Sì, ma non ti preoccupare, perché l'interno è giusto. Ah, e quindi? E quindi... L'ho messo bene comunque. Hai fatto una merdata? No. Devo venire a controllare. No. No, eh sì. Forza, hai fatto una merdata. Hai fatto molto dettaglio, devi capire, Ma che è sto schifo? Ma non hai fatto niente. Ma che cazzo? Io che faccio? Ho fatto solo la città. Questa è la città che distrugge, vedi? Io ho fatto anche il palazzo di Crinato tutto rotto. Ma è una merda, ma c'è nessuno da fa niente. Ho già fatto tutti i dettagli, sono un imbecille. Ma dove li vedi i dettagli? Non ce ne sono dettagli. Che dettagli hai fatto? Sei un cretino. Come no? Il meteorite che si schianta qua sulla città e il palazzo tutto rotto. Alex, vedi da conciare sta roba e di fare tutti i palazzi intorno in 3 secondi. Ma qui li dovevi fare. No, adesso lo faccio immediatamente. Ma hai capito? Vabbè, guarda. Ma no, di mattoni. Perché no mattoni? Ma te è bello! Ma fai dei palazzi di cemento colorati, no? Va bene. No, vabbè, ma io non ti devo. Io mi porto Cico la prossima volta. Perdere l'unico privilege che hai nella tua vita è di costruire insieme. Non lo avrai più. No. E che decidi te, decidi. No, decidi tu. Però allora. Guardiamo il lato positivo. Adesso metto il turbo. Mettilo però, perché guarda che tra poco finisce il tempo. Qua ci dobbiamo sbrigare. Non voglio che poi. Non ti preoccupare, adesso tra poco ho finito già io. Vedi da finire già, perché se arriviamo tardi, poi dopo quelli dicono: allora avete finito? Avete fatto? E noi dobbiamo dire no, perché Alex è una la madre. No, ma è vero, lo sai anche tu. Però è vero, sì, effettivamente sì, c'hai ragione tu. Sto facendo però qualche miglioria esterna, ti dico la verità. Posso affermare che questo Shinsonic poteva essere leggermente più bello? Ma cosa stai dicendo? No. Anzitutto sta cosa non si dice perché si influenza l'audience. L'audience che deve votare, giustamente, non dobbiamo influenzare, è vero. Però... E poi cosa vai dicendo? Noi abbiamo fatto un lavorone enorme. No, allora, fidate, loro sarà molto peggio. Quindi io punto su quello. Sì, è vero, sicuro. Ha fatto Cico anche, voglio dire. Dove c'è Cico che ci mette mano, viene tutta una merda. Cioè. Effettivamente sì. Però possiamo dire che tu hai costruito meglio in passato, Questo possiamo dirlo. Però possiamo dire anche che noi abbiamo il fattore F. Qual è il fattore F? Che siamo più fichi. Ah, tu non tanto, però, No. Vabbè. Sei molto più figo tu. Sì, vero, più figo. Posso venire a vedere? È finito là sopra? Sì, vieni a vedere. Metto un anello qua. Vediamo un po'. Non hai finito però. Come no? Adesso metto 2 lampioni. Va bene. Allora sì. Allora sì. Finisci? Io ti direi che va bene. Più di così cosa secondo me abbiamo fatto benissimo comunque. Non c'è nulla che potevamo cambiare. Guarda, metterei giusto un paio di TNTs per dare l'idea di voler distruggere la città. Pochi però, Sì. Che hai messo redstone per far esplodere ogni cosa? Non l'ho messo. Dai, basta così, a posto. Ci fermiamo e direi che possiamo andare a redimare la nostra vittoria. Ma tu Shinsonic l'hai messo?
Non l'ho messo, lo metto quello subito. Quello che c'hai in... Sì, sì, sì. Stai zitto. Lo sai tu, ma cosa hai bisogno io di te? Io non so nulla. Ma che sta a me? Che bello. Ma cosa bello? Ma cos'è? Ma gli è scoppiata la testa. Mamma mia. Ma cos'è? Ma non è Sissi? No. Ma chi è? Come no? È Shinsonic. Vedi che c'ha la bocca grossa grossa. Ah, grosso grosso c'ha il culone tu. Ma no, cosa stai dicendo? Ma non si assomiglia per niente. Quello che abbiamo fatto noi, eh? Lo vedo che abbiamo fatto. Ma quella roba è brutta in culo. Ma Alex, ma... Ma che stai dicendo? Ma è orrendo. Ma cosa? È bellissimo. Guarda, quello dà un tocco di classe, anzi. Ma sembra una ciambella oppure un ano, Alex. Che no, cosa abbiamo no, messo? No, hai fatto benissimo. Ma che dettagli hai fatto delle orecchie? Hai visto? No, vabbè, ma sei un genio. Secondo me comunque in realtà è, cioè, è buono, no? È venuto bene. No, ma l'altro è bellissimo. È bello, è bello. Allora, spostiamoli, Alex, per favore. E andiamo oddio a vedere, perché secondo me qua si è vinto e si è fatto pure una bella cosa. Ah. Ok. Ciao. Allora, siamo pronti a placare i timori, Alex. Prepara di abbassare il sipario. Voi avete finito, Anna? Cos'è, Cico, che cos'era quel brutto? Chiedi a Cico. Ah, io più o meno secondo me ci sta. Ci sta. No, no, hanno fatto una cavolata. Oh, ma che stai a dire? Aspetta che mi preparo un'arma, perché mi sa che servirà. Alex, mettimi Cico in survival un attimino. No, 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 no. Assolutamente, ecco qua. Guarda che è stato bravissimo. Me lo auguro. Aspetta che io ancora non ho visto niente. Sto a scegliere un'arma, perché sono sicuro che potrebbe servirmi. Prendi una bella potente. Beh, comunque. Vai, tira giù il sipario. Sì, sì. Vai. Vediamo. Oh, cazzo. Minchia, quanto è brutto però. No, è brutto. Bello! Però... Oh. Non è brutto, eh? Il nostro è fatto meglio. Allora, fa schifo. Ma il per cazzo. Favore, ma dov'è? Allora, a parte che Shinsonic c'ha due bocche, una dentro l'altra. E io e non là? Ne vedo due qua. No, non ce l'ho. Io da te vedo due ani, uno dentro l'altro. No, se proprio. No, che no. Stai, dov'è che è sto bastardo? Dove sei? Perché? Sta zitto, ti sta. Non fa nulla, tu. Qua, in percentuale quanto ha fatto Anna di sta faccia qua e quanta tu? Tutto lei. Immaginavo infatti. Oh, devi stare sul no, no, cazzo no, 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 non posso vedere. Ma chi se ne frega? Togliti, no, stronzo. Che schifo. Ma guarda questo, testa di cazzo. Ma che no, no, ma basta. Deopalo, deopalo. No, 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 ti subito. Prego, non posso seguirti. Fatto, fatto. Coglione. Scusate, ragazzi, mi sono un attimo fatto trasportare. Bello il dettaglio degli anelli anche, Anna, eh? Purtroppo non ne avevamo tutti d'oro, ce l'avevamo col rubino. Allora, orrenda è orrenda, però... Belle le mani anche, eh? Posso entrare? Grazie. Certo. Da dove? Dalla bocca. Da culo, ah. Vieni, no, prego, no, e non uccidermi, ti devo illustrare casa. Vieni sì, giù. Che l'hai fatta tu, giusto? Non lo uccidere, esatto, perché... Ah, e ha detto qui si entra nell'atrio. Perché? Perché qui bisogna in attimo, un attimo acculturarsi sì, su Amy. Shin, sì. Shin, Shin, Shin. No, alla fine ce l'ha fatta, Che eh, cazzo. Quindi, questa è una sua forma prima. Vabbè, di diventare Shin. Non me ne frega nulla, entriamo. E poi sì. No, fermo. Ma devo entrare. No, perché per bussare devi tirare l'anello di Amy. Ma vedi? Ma guarda, Stai zitto. Ok, entra. E qui già iniziamo con le cose carine. Perché qua, vedi, quelle, questo è il posto di Amy e questo è il posto di Sonic. Ma che tristezza. Ma te ne fuori. Oh, mettiti il survival. Mettiti il survival. Bastardo. Prego. Ecco, questo qui è innanzitutto il posto delle puttanine. Che sai qua secondo me liquido? Sta ben meglio del nostro, Alex. Vedete no, in no, cui no, no. Dopo ti apro il 4. Zitto, bastardo. Questo cos'è? Tu che sei fan di Sonic. Ovviamente è liquido ascellare di Knuckles, che è un altro degli amici. Sapere. Sì, queste sono le torte carine di Amy, che lei si diletta a farle quando nessuno vabbè, la vede. Vabbè, qua stai a perdere i colpi, E poi qui è l'altro segreto di Amy. Oh, che il fa dottor Robotnik. No, è il dottor Eggman. Uovo. Che sì, praticamente gli ha rotto le uova e le utilizza per le potenze torte. No, ti prego, che non sappiamo. Dai, mo ci metto un'ora. Scarpe sudate di Sonic, molto belle. Aspetta. Di sopra. Ma tu di sopra, Cico, non no, ti aspetta, aspetto. Aspetta, no, aspetta, no. Oh, la pulla di Sonic, ma cosa... Ma cos'è qua? Ecco, è una, perché loro salvano gli animaletti, so. Sì? E quindi hanno salvato questi due, li hanno pitturati. Vabbè, però, oh, Alex, abbiamo perso, te lo dico no, già. No, no, no. E come no? Con la pulla di Amy abbiamo perso. Hanno anche preso il vomitazzo degli animali e hanno fatto un cuoricino di Potrei dire che hanno peli. No, e poi questi sono altri animali che stanno ancora essendo pitturati. Ah! No! La testa di essere pitturati. Madonna, è esplosa quell'animale. Finito? Perché? Eh sì, è qui.
Allora, sto fatto della pulla di Amy, secondo me ha portato punti a voi, eh. Lo so, è molto bello. L'esterno è più bello perché l'hai pensato tu. Ho capito, però mo vediamo. Allora, sull'esterno potrebbe essere una gara, effettivamente, perché quello di Anna è più dettagliato, ma il nostro è più bello. Tra l'altro il nostro è bello anche dietro. Il tuo Anna dietro è fatto a culo, se sembra un orso. No, tua madre sembra un orso che non si lava. Come te, di famiglia. Noi abbiamo anche gli aculei dietro, Il nostro è fatto bene. Ho capito, ma Amy mica ce li ha, c'ha il caschetto. Non è vero. È liscia. Andiamo avanti, entriamo. Ti dentro. Ho fatto anche il cerchietto. Noi abbiamo anche la porta poi, Non anche noi c'avevamo. Vai zitto, stronzo. Qua dentro c'è Sin Sonic. Questo. Shift per entrare. Non... Sta porta non ho punti meno totali. Per entrare. Non posso entrare, non posso. Rompila. Oh, a me mi fa entrare. Pure a me. No, a me no. Passa qua, qua, passa qua, qua, qua. Siamo in survival, non possiamo entrare. To. No. Grazie. No, punti in meno te li metto in fronte, in più però. No, no. Allora, sentiamo. Non vorrei solentare poi, ok. Allora, abbiamo i disegnini di Sonic che lui ha messo nel suo armadio per ricordarsi ogni volta come si deve vestire. E lì sotto c'ha le sue scarpe, che è l'unica cosa che si mette, infatti. No, altri giustamente, vestiti. Mi sembra giusto. È giusto. Poi qua c'è la sua scorta di anelli, che puoi vedere che li ha messi tutti quanti così impacchettati per milioni di euro. Si è fatto. È giusto, è giusto. Poi la sua zona letto. Poi c'è il suo angolo cucina. Però, siccome non cucina, allora guarda la TV e si guarda da solo che striscia nelle città. Che egoista un pochino. Allora, dopo se gli viene la voglia di strisciare nelle città, va al piano di sopra della sua stupida abitazione. Qua voglio vedere se riesce. Non possiamo salire. No, invece sì, invece no. Punti in meno. No, punti in meno. Ascolta, ti spacco la faccia. Mi porti lì, non posso venire. No, devi guardare da lì. Guarda da lì. Dai, ok. Allora, c'è la città che lui si è costruito il modellino per sperimentare. Guarda però. Ah, non riesco. Guarda, Io ci sto. La città che si è costruito per programmare di distruggerla, perché Shin Sonic distrugge le città. Quindi dove testa lo strisciamento cittadino? Esattamente. Piace? Sì. Ah, ma perché così? Scusami. L'ho trovato io! Alex, mettimi Anna in survival che ammazzo anche a lui. Dov'è? No, sei andata. Dove è andata? Non lo so, è là, è sopra. Cercami, non ti dico dove sto. Alex, tippala. No! Tippala. È qua. I am. No, perché? Comunque, devi ammetterlo. Peccava un po' di dettagli. Guai, ma perché? La nostra è più bella, sia allora, detto. Allora, ragazzi, non si altera la decisione del pubblico. Secondo me, ce la siamo gestita bene io e lui e abbiamo vinto alla fine. Perché ma potenzialmente... Ma per favore, hai detto che non si altera... Potenzialmente poteva essere combattuta. Ma nell'illustrare la casa, secondo me abbiamo fatto quel tantinello in più che potrebbe averci determinato la vittoria. Ma per favore. Poi non lo sappiamo. Adesso bisognerà vedere nei commenti. Voi scrivete Team Cico e Anna per votare loro, Alex e Lion per votare noi. E per oggi è tutto. Lion out!